Ragazzi, bentornati alla seconda giornata di campionato. Si è appena concluso il primo tempo della quinta partita della giornata tra le squadre Unicef e Mavericks per un 3-2 per la squadra degli Unicef. Ti puoi presentare per piacere? Vincenzo Fittipaldi, Voi ragazzi? Martino Claudio e Ciro Zinno. Ciro Zinno. Va bene. Ragazzi, come mai siete passati svantaggio? Avevate iniziato bene? Sì, abbiamo iniziato bene, però subito siamo calati. Errori difensivi, anche un po' molto nervosismo, però ce la dobbiamo giocare. Salutiamo anche il nuovo arrivato, presentati. Mauro Pignalosa, difensore. Vuoi dire qualcosa, Mauro, su questo primo tempo? No. Bene, grazie. Tu invece? No, no, già detto tutto. Ti astieni, perfetto. Voi invece soddisfatti? No, sì, ma la partita è equilibrata, diciamo. Ricca di azioni comunque il Sì, primo tempo. ma questo qua era il big match della serata, visto. Ah, addirittura, concludiamo in bellezza quindi. Nel girone. Perfetto. Già in partita primo tempo. Allora, in attesa degli aggiornamenti del secondo tempo, vi salutiamo. Buonasera ragazzi, bentornati al Campo San Pietro dove si è appena conclusa la partita tra le squadre Unicef e Mavericks che è terminata con un risultato di 5-4 per la squadra Unicef. Facciamo presentare i ragazzi. Raffaele Morale, Vincenzo Fittipaldi, Nello Asciune, Voi ragazzi. Martino Claudio, Francesco Esposito, Ciro Zinno, Ciro Zinno. Siamo omonimi. Zinno. Zinno. Perfetto, la squadra degli Zinno, chiamiamola così, Zinno Steam. Zinno Steam, avete perso, però vi siete astenuti dal silenzio stampa. Vabbè, ragazzi, comunque quattro bravi. Quattro. Tu prima non hai parlato, quindi per piacere, ora ci vuoi dire qualcosa? Ho qualcosa da dire. Bene o male. Allora, vorrei dire che la squadra, pur avendo perso, ha giocato molto meglio della squadra avversaria, con tutto il rispetto. Ma Abbiamo. dove? Si vede, si vede che è un gobbo, eh? Aiuto! Ma dove? Sei Juventino? Ah, Esattamente. bene, ci fa piacere. Abbiamo preso due errori, cioè tre gol. Quando avevo 4 gol? 5, 5. Avete 5 gol, ma ne avete fatti 4 comunque. 5 gol su 3 papere. C'è un errore di un centrocampista e due di un portiere qui presente. Portiere? Allora, sono arrivato un quarto d'ora di ritardo. Non capivo niente, cioè bella una di te parte arrivava. Però senza di lui stavamo in si stava vantaggio. spugnettando. Però comunque lo... Allora diciamo che ho portato sfortuna alla squadra. No, ha Cosa? fatto lui. Non lo so, vuoi dire qualcosa? Ho fatto pure l'assist, stava Oh, basta, lasci stare. Ragazzi, voi che avete vinto ci volete dire qualcosa? Ok, parli tu, il ragazzo più fotogenico della Mavericks. Vabbè, comunque complimenti alla squadra. Dai, nello Ascione. No, di Vincenzo. Complimenti alla squadra, avversario. Comunque preferite giocare meglio, il risultato, quello che conta. L'importante non è partecipare ma vincere, come si dice. Vabbè, poi lasciate stare il portiere, perché pure l'anno scorso ci ho sbagliato, però lasciatelo stare. Capita a tutti un errore, vi perdoniamo. Lui ha fatto quella di A me importa davvero molto poco, però sinceramente. Complimenti, questo è lo spirito giusto, importarsene poco, complimenti. Ragazzi, voi qualcosa da dire? Solo voglio dedicare la vittoria a Roberto, che stava a casa. Roberto, Bravo tua. Roberto! Ragazzi, vi salutiamo. No, Il gol, allora devo dedicare il mio gol ai miei due migliori amici, Joe e Cirimprota, e poi a Ludovica. Gio De Luca. Ah. Ludovica. Io dedico la vittoria ad Andrea e Letizia. Al mio fratello Stefan, basta. Voi la sconfitta a chi la dedicate? No, il mio gol a William Ailete. E a Maria Contrada, sì. Io dedico, Perfetto. Posso io dedico il mio gol a Cristiano Non l'ha Bellisario. fatto. Appunto, Merda! appunto. Non faremo... Posso dedicare i miei gol? Come no? Vorrei dedicare i miei due gol. Dove vai? Io voglio dedicare i miei due gol ad Adriano Otira. Non so se c'entra, però voglio fare... Riprendiamo Adriano. Ok, dopo questa dedica ad Adriano... Sempre. Sempre Vi forza Mavericks. salutiamo, ragazzi, buon sabato sera a tutti.